Eccoci in una nuova mini lezione di flauto, mini lezione di musica, comunque perché puoi seguire questi tutorials con qualsiasi strumento musicale, dove impariamo a suonare le frasi più celebri delle canzoni più belle, più conosciute al mondo. La rubrica si chiama proprio Ti ricordi come fa? E in questo caso impareremo a rispondere alla domanda: Ti ricordi come fa la piccola serenata notturna di Mozart? Prima di cominciare ti invito ad iscriverti a questo canale YouTube, se ancora non l'hai fatto, premi sul pulsante iscriviti e attiva anche la campanella delle notifiche. Visita poi il mio sito internet lezionidiflauto.it per trovare articoli sul flauto e tutti i miei corsi sul flauto dolce, flauto traverso, il flauto di Pan, i corsi per la composizione musicale e per la teoria musicale. Cominciamo subito con il brano di oggi. Suoniamo in tonalità di Sol maggiore. Il Sol maggiore è un'ottima tonalità in cui suonare sul flauto perché intanto la sua nota base si trova qua su, quindi abbiamo ancora a disposizione altre note verso il basso e parecchie note verso l'alto per esprimere, per sviluppare le nostre melodie. La unica nota alterata della tonalità di Sol maggiore è il Fa diesis e controlla con il tipo di flauto che hai, quello barocco o quello moderno tedesco, come effettuare il Fa diesis. In questo caso, siccome il mio flauto ha una diteggiatura barocca, si fa così. Ok, cominciamo subito con le prime frasi musicali. Molto semplice. Nella seconda parte. Ok, questo era il tutorial della serie Ti ricordi come fa la piccola serenata notturna di Mozart? Io ti invito a praticare, a divertirti e a stupire i tuoi amici nel caso dovessero chiederti Ti ricordi come fa? Ci vediamo alla prossima, ciao!